L'acqua è un elemento imprescindibile e fondamentale per la nostra salute e chi meglio di due sportivi può darci il loro parere su questo. Oggi ai microfoni di Ignelab parlano Flavia Pennetta, appena tornata da New York e vincitrice degli US Open, e Antonio Rossi, oro olimpico di canoa e assessore allo sport della regione Lombardia. Sicuramente l'alimentazione è una cosa fondamentale per noi, anche idratarsi bene, bere non soltanto acqua, magari integratori, soprattutto quando siamo in campo durante le partite. Sull'idratazione ognuno si gestisce come può, nel senso che io ci sono molti prodotti che mi danno acidità di stomaco e ce ne sono invece molto pochi che riesco a mettere nell'acqua e a bere durante la partita. Però ognuno poi trova il suo equilibrio anche in questo. È molto importante. Tieni conto che io ho avuto una carriera sportiva molto lunga e si è cambiato anche tantissimo la metodologia di allenamento. Pensa che quando ho iniziato io ad andare in canoa ti dicevano che durante un allenamento anche lungo più di un'ora e mezza, due ore, non si poteva bere. E invece è una cosa sbagliatissima. In bicicletta ti consigliano di bere quando fai anche delle passeggiate, di bere ogni 20 minuti, perché è veramente molto importante potersi idratare. E associare in ogni caso, tornando all'alimentazione, l'alimentazione al movimento, perché non basta alimentarsi bene se poi non si fa niente, così come non basta muoversi o fare sport se poi si mangia male.